In Gesù Cristo il nuovo umanesimo è il titolo scelto dalla Conferenza Episcopale Italiana per il prossimo convegno ecclesiale. E a Monsignor Galantino, che innanzitutto ringrazio, no, per aver accettato Grazie a voi per l'invito e buonasera a il tutti. nostro invito qui in questa serata speciale di Siamo Noi, vorrei chiedergli innanzitutto vorrei rivolgere innanzitutto una domanda personale, no? Perché le vorrei chiedere qual è il tratto distintivo dell'umanesimo di Cristo per lei più prezioso? Insomma, quale virtù di Cristo lei ha guardato più spesso nella sua personale esperienza di uomo, di sacerdote, di pastore? Devo dire la verità. E la sua capacità di andare controcorrente, ma non controcorrente soltanto nei confronti dell'ambiente politico, ma andare controcorrente anche nei confronti dell'ambiente religioso. Un esempio semplicissimo, no? Quando Gesù incontra un lebbroso, sapete che il lebbroso non era soltanto uno messo da parte dallo Stato, dalla sanità pubblica, era uno dichiarato assolutamente inavvicinabile, anzi condannato anche dall'esperienza religiosa. Quindi era uno veramente del quale non ci si poteva fidare, del quale bisognava dire tutto il male possibile per non avvertire il disagio di averlo messo fuori. Bisognava fare questo. Gesù cosa fa? Gesù non sta a giustificare i preti, i sacerdoti, il sinedrio, no, va e lo abbraccia. Dovremmo capirlo un poco di più questo fatto, perché c'è molta gente che pensa ancora di poter dire tu sei lebbroso, cioè tu sei fuori da certi schemi e io con te non devo avere a che fare, non posso avere a che fare. Questo non mi pare che ci sia in Gesù Cristo. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Abbiamo ascoltato il passo letto dal nostro attore. Io le chiedo se questa è la promessa di felicità e di pienezza che la Chiesa italiana vuole testimoniare agli uomini e alle donne di oggi. Ed è per questo che a Firenze la Chiesa italiana si confronterà e lo farà sulle strade percorse e quelle ancora da percorrere per essere sempre di più quello che vuole Papa Francesco, no? Una Chiesa in uscita? Sì, io penso, guardate, che innanzitutto che dobbiamo chiarire questo, che non è che la Chiesa cominci oggi questo tipo di percorso che la porta ad essere testimone di una vita piena, di una vita bella, di una vita riuscita. La Chiesa esiste solo per questo. Chi pensa che la Chiesa esiste per far funerali o far processioni, a prescindere, evidentemente non ha colto qual è il messaggio profondo della esperienza di Chiesa. L'esperienza di Chiesa o il messaggio affidato alla Chiesa sta proprio in quelle parole, perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza, ma l'abbiano cioè piena, riuscita. Ecco, la Chiesa questo deve fare, e quando questo non lo fa, evidentemente sta facendo altro rispetto a quando Cristo le ha promesso, le ha affidato. È chiaro che a Firenze andiamo per fare questo, andiamo per verificare. Il Papa, incontrando i vescovi nello scorso maggio e parlando proprio di Firenze, diceva che gli piacerebbe sapere questo, e cioè che a Firenze vescovi, sacerdoti, laici, impegnati, meno impegnati, comunque chiunque sta lì, ci sta per fare un esercizio di discernimento, bellissimo, no? C'è una chiesa che va lì per chiedersi qual è il tipo di modalità con la quale modalità io sto veramente coniugando la fede con la storia, come io sto veramente coniugando la mia esperienza di chiesa con il mondo contemporaneo, come io cosa sto facendo perché gli uomini e le donne di oggi capiscano che stiamo qui solo per questo.